Ragazzi, ciao a tutte e bentornate in un nuovo video. Allora, farò un'altra nail art per San Valentino e farò una base effetto legno e poi, anziché metterci i soliti cuoricini, ci andrò a fare dei fiorellini sempre con gli stamping, quelli in silicone. Allora, questi tre colori, ragazzi, non vi dico nemmeno quali sono, perché questo è il primo che sto utilizzando, è uno che mi ha regalato il nail store. Allora, non è bellissimo. Però per fare la base del colore legno va più che bene. Questi altri due sono i miei soliti che avevo comprato tanto tempo fa su Amazon. Io li utilizzo solo esclusivamente per fare le nail art. E quindi vado a fare la prima passata, metto in lampada, la seconda e poi con la dispersione del colore più chiaro vado a fare queste sfumature con altre due tonalità di marrone. E facendo proprio come se fosse un effetto legno e mi trascino il colore un po' a caso a destra e a sinistra facendo queste piccole striature. Metto in lampada e poi invece utilizzo il chocolate, che è un fast di Passione Unghie, per fare altre piccole venature un po' più scure. E allora dopo vado a sigillare il tutto con il super shine di Karma Nail, quindi finish senza dispersione, e poi vado a utilizzare gli stampini in silicone. Allora, qui metto in lampada e poi vado a prendere i miei stampini in silicone e utilizzo il rosso Valentino, sempre di Passione Unghie. Allora, ho usato il metodo che mi ha consigliato una ragazza su YouTube, grazie mille, non mi ricordo il nome, però grazie, di pulire lo stampino non con il pad ma con la spatolina. E quindi il risultato direi ottimo e perfetto. Quindi vado a pulire l'eccesso di colore. Metto in lampada 30 secondi, ma anche meno, assolutamente ci vuole pochissimo. Prendo il mio gel colla, me lo posiziono dove voglio che vadano a finire questi fiorellini e ci metto sopra questi fiorellini fatti con lo stampino. E guardate, tolgo con le pinzette e applico sopra. E faccio un po' di pressione per far aderire bene il gel colla. E poi metto in lampada 30 secondi. Nel frattempo ho detto ne metto un altro di fiorellino e quindi vado a utilizzare quello più in basso, che è singolo e un pochino più piccolino. Quindi rivado col mio colore, ripulisco il tutto con la spatolina, lampada e gel colla e applico sopra. E quindi poi dopo vado semplicemente a passare il super shine con un pennello super fine sopra i fiorellini per farli diventare lucidi e metto in lampada, ci applico uno svaroschino e finisce qua. Quindi video super veloce, anche perché è veramente semplicissimo, con questi stampini è tutto più facile. E niente, vi lascio quindi alla foto finale, spero che questo... Allora, scusate, si era staccato tutto, vi lascio la foto finale, spero che questa nail art vi sia piaciuta, vi abbia tenuto compagnia questo video, vi mando un bacio e al prossimo, ciao ragazze! Thank you.